Ciao a tutti, bentrovati e ben ritrovati nel caso ci conoscessimo già. Torno oggi pomeriggio con un piccolo video haul perché ieri sono andata, ho fatto un giro al mercato col mio compagno, mi sono comprata due, tre cosine e ho il piacere di farvelo vedere. E anche abbiamo fatto un giro alle gru, ho comprato giusto tre cose da naturalmente tre negozi diverse. E niente, bando alle ciance, iniziamo subito. La prima cosa che vi faccio vedere che ho preso al mercato è stato questo paio di scarpe, di stivali, pagati 15 euro, molto morbidi. C'era sia così che la versione sul bordeaux, ma a me piaceva sul marrone. Dentro sono belli caldi, hanno questo tessuto peluscioso e niente, io li ho provati, mi sento molto comoda, sono molto morbidi e soprattutto sono leggeri, non hanno la suola pesante. Poi questo è un regalo da parte di mia mamma, sempre preso al mercato. Bellissimo vestito, questi colori comunque autunnali, mi piace un sacco, non vedo l'ora di indossarlo, magari anche proprio mettendo sotto questi stivali per renderlo un po' più un look un po' più aggressivo, un po' più rock, diciamo. Anche il cordoncino da legare in vita. Poi, sempre da parte di mia mamma, sempre del mercato, mi ha comprato questa gonna. Sa che io, come mia figlia Ginevra, avrò la passione per i vestiti e le gonne, anche questa non vedo l'ora di indossarla. Poi, invece, io mi sono voluta togliere questo sfizio. Sapete quei famosi leggings che facevano la pubblicità, che modellano il corpo? Ecco, io l'ho preso per stare in casa. C'è una fesseria, pagati 5 euro. Semplici leggings per stare in casa, niente di che. Questo diciamo che li ho comprati più per farmi una risata, ecco. Poi, in quei banchi dove è tutto a 5 euro, ho comprato anche questa gonna. Guardate. Questa non l'ho ancora provata, non vedo l'ora di provarla. Vedere come mi sta. E poi sempre a 5 euro ho comprato un paio di pantaloni della tuta, di quelli là a vita alta con il laccio e poi ha queste righe nere sul laterale e dentro è felpatina. Qua c'è l'etichetta che ancora non abbiamo indossati. È felpata, è giusto per stare in casa o comunque per quei giorni che magari, che ne so, esci solo per andare a prendere il pane o insomma, quei giorni un po' così. Poi, altre tre cose, sì, tre, sono tre, sì, tre cose che ho preso al mercato, in un banco però dove vendono le cose di marca. E io mi piaceva e mi sono focalizzato sulla Disigual. Adesso vi faccio vedere. Questo non ha il cartellino perché l'ho indossata, questa maglia, però mi piaceva troppo, ve la volevo far vedere. Sono tutti i capi con il cartellino, sono tutti i capi di fine serie, insomma, magari delle stagioni vecchie, e hanno proprio il cartellino attaccato, c'è una maglia così su 79 euro, qualcosa del genere, 89 euro, ecco, io l'ho pagata 15 euro. Veste larga, questa qua è una M, è una di quelle maglie, vedete, squadrate così, che è veste larga, però a me piace un casino. Per chi mi conosce già sa che io impazzisco per le cose a righe, quindi potete capire. Poi ho preso anche una gonna, anche questa, ma questa è tagliato il prezzo, però vedete c'è già il cartellino attaccato. Questa qua è misura M, questa ancora non l'ho indossata, una bellissima gonna a tubino. Spero di avere presto l'occasione di indossare anche questa, perché quando l'ho vista mi sono innamorata. Poi naturalmente notare le righe. E l'ultima cosa della Disigual, che anche questa l'ho presa ieri e l'ho già indossata perché mi piace troppo, è la borsa a tracolla. Mi serviva una borsellina a tracolla ed ecco qua, vedete, nella Disigual dentro, vabbè, c'è già la roba, però insomma, vedete, è bella capiente, ci sta di tutto, ecco. E questa invece l'ho pagata 20, sempre mi sembra che il prezzo di listino era tipo 59. C'era anche qua l'etichetta, ma indossandolo non è che posso andare in giro con l'etichetta, non mi sembra proprio il caso. Poi passiamo alle tre cose comprate dai negozi. Allora, la prima cosa
Per chi mi segue già e ha visto il video haul della Kiabi dei bambini l'avrà già vista, se no ve la faccio, però ve la faccio rivedere qua appunto perché non è interessato l'abbigliamento dei bimbi. È della linea Disney, presa appunto da Kiabi, misura M, pagata 15 euro ed è una felpa col cappuccio grigia. Ecco qua, con Figaro. Io l'ho presa con Figaro perché come vi spiegavo nell'altro video abbiamo il gattino nero che si chiama Figaro, ma c'era Alice, c'era Bambi, c'era Dumbo, c'era Topolino, insomma, chi più ne ha più ne metta, quindi se volete, sempre io le uso per stare in casa, insomma, per stare comoda. Chi ama le felpe, chi ama la Disney, non fatevele sfuggire. Sempre per quanto riguarda il discorso Disney, queste le abbiamo presi, lo, le abbiamo presi, sì, presi perché erano cose del mio compagno, da Ted Zenis, la versione di Alice della Disney. Questa qua è una maglia, una felpa misura M pagata 19,99 e la felpa è questa qua. È una di quelle da mettere con i pantaloni della tuta, comunque a vita alta, perché vedete che è un po' cortina. Ha il polsino alla mano nera e l'ho abbinata con questi pantaloni qui della tuta, classici neri. C'erano anche quelli neri con tutta la stampa di Alice, però faceva tanto pigiama, non mi piaceva. Invece con pantaloni neri classici della tuta li puoi abbinare un po' con quello che te pare. Misura M pagati 9,99, sempre Ted Zenis. Così. E poi, ultima cosa, un'altra bella felpa. Ormai questa non ci buttiamo sulle felpe. Questa qua presa da Stradivarius, misura S, perché la M sono troppo enorme, pagata 25,99 euro ed è una maxi felpa che io indosserò con dei leggings di sicuro sotto, o dei jeans molto stretti stretti, che a me il largo non mi piace tanto, semplice bianca con scritto New York e la scritta in verde è in vellutino, non so se dal video rende, spero di sì. Niente, questo è quanto. Questo è stato tutto lo shopping che ho fatto per me. Mi sa che da adesso poi fino a gennaio, quando ci saranno i saldi, comunque si compra più niente, soldi non c'è. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Se ancora non vi siete iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto il video, naturalmente lasciate un pollice in su. Io vi mando un grossissimo bacio e spero di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao! Thank you.